Hola a todos, yo sono Gabriel. Ciao a tutti, sono David. E vogliamo preparare arepas colombianas. Vengo di una regione cafetera, il paese si chiama Líbano, Tolima, e noi facciamo le arepas come un piatto che si fa di contorno in ogni pranzo. Sì, si può mettere con diversi pasti, diciamo, è molto comune come parte della colazione. In realtà oggi faremo un tipo di piatto che si utilizza un po' più per le colazioni, anche se l'arepa può far parte di ogni tipo di pasto in Colombia, anche può anche, essere la merendina. Anche in diverse regioni pure. Esiste pure dolce, si fa di diverse forme in tutto il paese. E generalmente la persona che sta in campagna parte del chicco del mais, però ovviamente per facilità ci sono già la farina fatta, che è questa, ci sono diversi tipi di farina, e poi la faremo rellena, naturalmente si dice in spagnolo, l'idea sarà di riempire l'arepa con una preparazione che, diciamo, forse esiste in diversi posti del mondo, che è le uova con la cipolla e il pomodoro tagliati a pezzi piccoli. Esatto, anche solo uova, per esempio la tua tipica del nord. Pure, quello è un altro tipo di arepa molto particolare della regione del Caraibe. Io sono da una regione, diciamo l'origine della mia famiglia, della zona del Mar Caraibe, vicino alla città di Cartagena, in Colombia, è molto conosciuta a livello turistico, diciamo. E lì c'è una cultura molto particolare, molto più legata a tutta questa storia del Caraibe, dei pirati, dell'influenza pure degli inglesi in questa zona. E allora il cibo è pure un'influenza dell'Africa e del Mezzo Oriente fortissima. E si fanno tanti tipi di cibo. Tutto il mix, no? Sì, infatti nella regione del Caraibe è come un porto dove ci sono arrivati tante persone di tutto il mondo. Pure noi abbiamo diverse culture dentro della stessa Colombia. Allora io, per esempio, sono in montagna, sono in regione dove si fa il caffè e lui più vicino al mare. Qui possiamo bere i chicchi di caffè che è raccolto pure a mano, pure nella campagna del mio padre. Anche come parte di questi altri ingredienti molto colombiani per diciamo riempire le nostre arepa, abbiamo l'avocado, che si è diventato qua in Italia tipo un po' un trend negli ultimi tempi che abbiamo visto. È un tipo, diciamo, di frutto e di pianta che nella Colombia si mangiava già da tanto tempo, e che noi la facciamo tipo come guacamole, si mangia molto anche così da sola, come tipo un contorno per un barbecue, per tante cose. Allora abbiamo pure il mango, che è una frutta che voi conoscete pure, che da noi si dà tanto. La preparazione si chiama mangoiche. È una preparazione anche se dai bambini a volte, e dipende in questa situazione come fa parte, diciamo, sarà tipo un contorno. La faremo con limone, che abbiamo con il nostro limone anche in Colombia, ce ne stanno parecchi coltivi di limone, e lo faremo con limone, il pepe e il sale. Mi ricordo da piccolo che il mangoiche anche si trovava fuori scuola, sì, c'era lì, diciamo, qualcuno che lo offriva per strada. Altri ingredienti che è chiave per la preparazione delle nostre arepas è il formaggio. A volte il formaggio costeño, che è un tipo di formaggio molto salato e le aggiunge anche il sale, oppure il formaggio doble crema.
Penso che qui esiste un po' lo che si chiama come il primo sale, una cosa sì, tipo così, tipo un formaggio così. E poi abbiamo pure da noi, si chiama la cipolla, la cebolla larga, la chiamiamo così, che qui è cipollina. Davi, penso che è importante pure dire che ovviamente i nostri nativi, da prima che arrivassi gli spagnoli, il mais era praticamente sacro, no? Sì, sì, veramente. C'erano alcune di queste civilizzazioni originali dell'America nativa. I nostri indigeni. Che guardavano il mais come un dio in certi sensi. Adesso partiamo con una ciotola di un tamaño grande. Noi regolarmente facciamo porzioni per 5 persone e più o meno 20 arepe e poi 20 arepas, diciamo sì, in spagnolo. Si fa per tutta la famiglia. Esatto. Sì. Poi la relazione 1-1 è farina-acqua. Allora, in questo caso faremo 2 tazze di acqua con 2 di farina di mais. E mettiamo l'acqua prima e poi poco a poco aggiungiamo la farina, sempre che la farina non bisogna essere morbida, che no diventi troppo secca, per esempio. E poi aggiungiamo il burro e poi aggiungiamo generalmente tra 100 e 200 grammi di burro. E poi aggiungiamo la mozzarella in questo caso, o il formaggio che avete a disposizione. Poi facciamo l'impasto, lo lasciamo riposare un po', tra 5-10 minuti. E poi cominciamo a fare un tipo di palline nella mano. E poi della palline facciamo già la sì, una forma tonda. Una forma più tonda. Tonda e piatta. Esatto. È importante che la padella stia in temperatura mezza. Poi si deve fare tutta per un solo lato, praticamente tra 5-10 minuti, e poi si gira e si fa l'altra parte. Allora, in questo caso prendiamo la padella sempre calda, mettiamo un po' di burro e un po' di aceite e poi aggiungiamo la cipolla lunga che chiamiamo noi in pezzi e si soffrire prima sempre con il cipolla e pomodoro. Una volta che sono già soffritti, aggiungiamo il mix delle uova. E questa è una della preparazione di oggi e anche faremo una ripiena di pollo. E bisogna avere prima ovviamente il pollo in acqua bollente verso 30-40 minuti più o meno e poi la sfilacciamo in forma così e poi faremo in padella un mix con il pollo, il sale e il pomodoro. Si può aggiungere pomodoro, poi si può fare anche versione anche con la uova, comunque come si vuole.